Giulia Stabile, la ballerina di Amici, parla a Verissimo del bullismo di cui è stata vittima alle scuole medie. Sono stata, dice Giulia, messa da parte, insultata, maltrattata sia dai compagni che anche dalle insegnanti, racconta la ballerina di Amici. Aggiunge anche: venivo presa di mira sia per la danza, ma anche per alcune difficoltà che avevo a scuola, per esempio nel leggere ad alta voce oppure nei calcoli. Giulia fa un esempio: la mia professoressa di francese mi prendeva in giro davanti a tutta la classe e questo alimentava le prese in giro dei compagni. Poi la ballerina ha raccontato una ferita che l'ha segnata per lungo tempo. Prima stavo male anche a passare davanti la scuola, chiedevo a mia mamma di cambiare strada. Cosa resta oggi di quella bambina insicura e vittima di bullismo? Giulia dice così: lei è ancora qui, ma c'è una consapevolezza diversa. Non è qualcosa che si dimentica, ma con Amici ho buttato tutto fuori. Mi sentivo in colpa, non ne parlavo con nessuno per non farmi percepire come persona strana. Ma ho capito che non sono strana, anche se ricordare quei momenti mi fa male. A volte quelle voci te le crei anche da solo, tutti abbiamo insicurezze che ci portiamo dietro sempre. Oggi Giulia però è un'altra e la vita anche è diversa. C'è l'amore nella sua vita, cioè quello per San Giovanni, cantante conosciuto proprio da Amici. Più andiamo avanti, dice Giulia, e più è bello. In chiusura della puntata poi c'è stato un videomessaggio da parte dei suoi nonni, a cui lei è molto affezionata e che non vede da tempo perché vivono in Spagna. Anche a loro ho presentato San Giovanni. I miei nonni lo amano alla follia e il futuro è ancora tutto da inventare.